Buongiorno. Ciao Stefano. Parlavamo di cambi di proprietà, Stefano, perché col Cagliari che si avvia a finire nelle mani di un gruppo statunitense, l'Italia dopo la Roma e l'Inter al terzo club nelle mani di stranieri, e dicevamo, andando a vedere anche quello che è lo specchietto proposto dal Corriere dello Sport, come l'anomalia sia l'Inghilterra, 14 club su 20 sono nelle mani di stranieri. Beh, si investe meglio, non siamo un paese dove si investe particolarmente bene, anche per questioni che attengono alla fiscalità e al sistema bancario. Il sistema bancario inglese è praticamente un sistema blindato, da noi sono straordinari, no? Magari quando vai a fare un versamento non si ricordano il tuo numero di conto corrente, perché a me è successo anche in queste ore. E se non lo sa lei, mi ha risposto educatamente che è anche giusto, dice, è il tuo conto corrente. E va bene, dico, lei perché non è pagato abbastanza, però visto che c'ha quel dannato computer davanti per leggere un numero e per fornirmelo, diciamo che insomma all'estero io un po' l'ho vissuta questa esperienza anche in via indiretta eccetera, il sistema funziona un po' meglio, quindi da sempre c'è stata questa possibilità di approdo di gruppi investitori stranieri, alcuni hanno lavorato anche molto bene, altri meno. Sono riusciti ad alcuni, insomma, giusto la Manchester c'è stato qualche problema anche a insediarsi a fronte di una forte resistenza dal punto di vista dell'orgoglio locale. Tra l'altro ieri è proprio morto, è scomparso, sì. Malcolm Glazer, sì. Sì. Stefano, a distanza, sì, di insomma, diciamo che c'è questa, si sta aprendo anche di dare questa possibilità. La Roma ha fatto in qualche modo da rompighiaccio con quella situazione abbastanza anomala, del resto, perché già era anomalo che il pacchetto di tutta la Roma fosse in mano a una banca che per statuto non può gestire, ovviamente, se non in situazioni, diciamo, di emergenza, una società di calcio. Sappiamo come è arrivata la proprietà della Roma in mano a Unicredit, poi è stato Unicredit che ha dovuto cercare investitori in un momento particolarmente difficile, perché intanto la pila dell'investimento italiano era molto scarsa, e poi era esplosa in pieno la crisi economica mondiale, insomma, che riguardava tutti, anche gli americani. Per qualche verso Roma è stata anche fortunata di trovare comunque un gruppo che fosse intenzionato, no, a recuperare il brand, a cercare di rilanciarlo e a lanciare anche questo progetto sempre complicatissimo dello stadio. E c'è il Milan, Stefano, che cerca soci, e ora si parla di Gagliani che riprende potere perché in panchina ci va Inzaghi, però guardando anche quelle che sarebbero le cifre, 700.000 euro a stagione, più che la scelta di Gagliani, sembra una scelta proprio figlia del momento economico che sta vivendo, sì, il Milan. Sì, sembra la versione, la Ryanair in versione panchina, no? La scelta di Inzaghi, proprio la compagnia low cost, la soluzione proprio quella che si prende quando sono periodi molto difficili. Poi chissà, può essere anche una scelta più felice di quanto non sia stata quella di Seedorf, va a capire, certo, non è che l'esperienza sia molto, molto diversa, però viste le cifre è del tutto evidente, insomma, che la prima cosa che muove questa determinazione è proprio l'esigenza di risparmiare a fronte anche della spaventosa liquidazione che andrà pagato a Seedorf. Lì è un momento molto particolare, ieri Berlusconi ha parlato in tutt'altro ambito, no, della necessità di fondi per Forza Italia, che cioè è un momento di grande ristrettezza, era un gruppo che tra vicenda del Lodo Mondadori, divorzi, processi e altre nani e ballerine, insomma, ha subito una serie di tracolli, anche perché poi la crisi economica la avverte anche un gruppo così importante, ovviamente, no? Senza dubbio. Stefano, c'è la possibilità che sulle rotte di mercato di Juventus e Roma ci siano alcuni obiettivi comuni. Ne scrive Ugo Trani sul Messaggero, apertura dello Sport di oggi. Juventus e Roma si contendono Darmian, Paletta e anche Cerci. Che nomi sarebbero? Speriamo che li prenda tutti la Juve. Tutti la Juve, dici tu? No, sono nomi da dire terzo mondo calcistico, ma insomma Cerci probabilmente dal punto di vista tecnico c'ha un valore diverso, anche se io non riesco solamente a giudicarlo, perché sono sempre spaventato, no, in prospettiva Roma, dall'idea che questo sia un giocatore che si è espresso solo con un allenatore. È abbastanza strano, abbastanza singolare.
Rischia però, perdonami Stefano, di diventare pure un po' un pregiudizio, perché comunque da almeno un anno e mezzo sì, è vero c'è Ventura, perché c'è lui come allenatore, no, del Torino, pure in nazionale, quindi insomma non c'è Ventura sulla panchina, quindi non è sicuramente un pregiudizio ormai. Io credo che lui sia oggettivamente maturato. E gli altri due sono due nomi interessanti per il nostro campionato. Nel senso, Darmian è uno dei pochi che riesce a fare tutte e due le fasce, non nascono più esterni forti, esterni bassi forti, è un giocatore che può stare benissimo in una rosa, a me piacerebbe nella Roma. Paletta io trovo terrificantemente antiestetico, so che io sono un vecchio snob superato dai tempi, ma insomma è l'unico handicap, è quello, che sul rendimento credo ci sia poco da discutere. Lui non ha fatto un finale di campionato a livello di tre quarti della stagione, però è sicuramente un giocatore utile. Non riesco a dir di più, però ecco, francamente insomma, ho altri gusti, sarà che ho negli occhi i due straordinari centrali che ci ha avuto la Roma quest'anno, insomma, quello sì, però nell'ottica di un ampliamento di una rosa, perché è chiaro che se Paletta lo prendi per fare il Benatia vicino a Castan, no, sicuramente non migliori, non potendo arrivare a Felipe Luis, a chi è quell'altro mezzo, a Suarez al posto di Cerci, e a Darmian abbiamo detto l'altro, chi era? Il centrale, che è Paletta. Potendo arrivare a Vincent Kompany, certo, diceva magari mi accontento pure di questi tre che riesco a trovare. Io li prendo, cioè se ci fosse la possibilità di prenderli e non dovesse partire nessuno, per me la Roma migliore. Ah, per rafforzare la rosa, no, senza dubbio. Certo, cioè, che migliori se non parte nessuno. È chiaro che se Paletta è l'alternativa a Benatia, no, non migliori per niente. No. Insomma, questo è il discorso. Però no, complessivamente sono tre giocatori dei quali io sarò sbagliato, io non riesco particolarmente a entusiasmarmi. Anche se credo che Cerci, un Cerci maturo e affidato a un allenatore bravo come Garcia, potrebbe essere un'arma importantissima. Cioè, ci scordiamo insomma che dovrebbe far coppia con Gervinho, che non è, insomma, non dovrebbe essere un brutto vedere sulla carta. E sembrano tre giocatori che ti completano una rosa. Poi insomma magari uno può avere altre aspirazioni. Comunque sono tre nomi interessanti. Nel poco che ho offerto il campione italiano, sono due difensori molto duttili, molto pronti ormai, molto maturi. Dato Darmian credo che Sabatino conosca i tempi di Palermo, Paletta era un giocatore conosciutissimo, che io ricordo quando lo prese il Parma, era un giocatore che era stato il mirino di un sacco di squadre di Serie A, anche il Napoli era stato appresso parecchio, lo seguiva la Lazio che non lo prese poi come al solito per questioni di costo di cartellino, quindi insomma era un giocatore già terra, si era segnalato, sì non sì, era sì, proprio già noto, sì, già noto, e Cerci, vabbè, la vediamo. Cerci è una delle poche speranze anche di fantasia che abbiamo per l'attacco della nazionale, non c'è dubbio che è un esterno valido. Io se avessi la certezza che restassero tutti e cominciato a Benatia, sarei felicissimo se quello fosse il pacchetto, no? Io credo che però gli obiettivi della Roma siano anche altri. Due dei tre, se restassero tutti, andrebbero più che bene, perché il terzo magari spererei che fosse qualcosa di più. Poi dipende pure da quelle che saranno le disponibilità e le quello che ti potrà offrire il mercato. E si parla poco, almeno apparentemente, sembra un momento di calma apparente per il Napoli, perché poi l'anno scorso era accreditata più della Roma, ha comunque vinto la Coppa Italia, attraverso i playoff potrà comunque entrare in Champions League. Che tipo di strategia pensi farà alla fine il Napoli per questa io questa credo che stiano abbastanza intelligentemente lavorando sotto traccia e con grande calma, perché poi insomma non è che al Napoli serve tantissimo, quindi non c'è tutta questa frenesia. Probabilmente sembra comica sta cosa, perché insomma in un'epoca come la nostra aspettare i mondiali per scoprire i giocatori è sembra ridicolo, no? Però in realtà i giocatori, se ne hai notizie così magari riportate da procuratori o li hai seguiti e non ti fidi poi al 100% di chi ti ha fatto una relazione, vederli in una grande rassegna è comunque importante, anche se c'è sempre il rischio che se vanno particolarmente bene poi costano di più, anche perché è il pubblico che li scopre, no? Il pubblico che ne ha sentito parlare lo vede in televisione e dice ammazza, però questo è forte, quindi nasce un altro entusiasmo quando tu annunci, no, che hai portato il giocatore che si è segnalato particolarmente al mondo. Io penso che molti aspetti nel mondiale, tra questi sicuramente il Napoli, che del resto, ripeto, non è che ha operazioni enormi da fare, deve cercare un paio di pezzi, che sarà un difensore centrale e un centrocampista, un mediano,
Per il resto, insomma, la squadra non è difficile, è anche abbastanza difficile migliorarla alla luce del fatto che De Laurentiis non può e non vuole spendere cifre spaventose né stavolta mi pare monetizzare attraverso cessioni che sarebbero complicate, anche perché poi non è che c'è tanto da vendere, perché o rinuncia a qualcuno dei tre attaccanti, i due esterni e i Higuain fortissimi, oppure se pensa per esempio di monetizzare Hamsik casca male, perché Hamsik in questo momento non vale neanche la metà di quello che poteva valere un anno fa. Quindi io penso che aspettino e vadano su, anche perché hanno obiettivi abbastanza ambiziosi, continuano a sognare Mascherano, mi sembra un'operazione complicativa. Mascherano mi sembra un giocatore nato per il gioco del Barcellona e di Luis Enrique in particolare, mi pare un'operazione molto difficile. Per quello che potrà essere il mercato del Napoli, sì, perché magari adesso con Luis Enrique tecnico del Barcellona ci potrà essere magari una frenata sul fronte Mascherano. Poi continuano ancora a parlare di Alonso, che da un anno a questa parte sembra debba partire un giorno sì e l'altro pure, ma fino a questo momento non si è praticamente mai mosso. Stefano, noi ci diamo appuntamento a domani mattina, sì. E con te l'appuntamento in radio invece oggi pomeriggio a partire dalle 14. Per il momento grazie, buona giornata a voi, buona ciao giornata Stefano, ciao.